Carissimi, carissime, ricevete anzitutto un sentito abbraccio di comunione in modo personale ai vescovi, ai presbiteri, ai diaconi, ai seminaristi, ai religiosi, le religiose e ai rappresentanti del popolo di Dio, tra cui c'è anche un numero significativo di ragazzi. Tutti noi comprendiamo la centralità di questa Eucaristia e il suo valore altamente paradigmatico. La messa crismale infatti esprime la nostra identità, come ci ha ricordato la prima lettera di Pietro, identità di stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere ammirevoli di Lui. Il Santo Crisma, l'olio dei catecumeni e quello degli infermi che verranno consacrati e da voi capillarmente portati in tutte le pieghe dei nostri territori e lo saranno per i noti benefici scopi, indicano in maniera concreta, sensibile, la nostra identità di cristiani e il senso del nostro ministero ordinato. Scrive il poeta Claudel: cos'è l'olio? Una materia grassa che dà dolcezza, morbidezza, facilità. Per questo la stessa parola Cristo e cristiano, insiste il poeta, significa unzione. E poi aggiunge: con l'adattamento di una forza, di una virtù spirituale, la radice sacramentale, ad una qualità fisica, l'olio diventa appunto materia di sacramento, diventa un unguento tutto singolare che pervade il corpo e lo prepara a nuove funzioni. La sensibilità dell'uomo moderno alla concretezza della realtà da una parte, al suo valore simbolico, debbano spingerci a spiegare in questa o in altra chiave ai nostri fedeli il senso di questo nostro gesto che va raccontato loro, va detto loro e soprattutto il valore e il senso del crisma e degli oli. Ma se sono affidati in vista del bene del popolo sacerdotale, chi è questo popolo sacerdotale che è segnato dal crisma? È molto importante, almeno così io ho trattenuto, meditando un poco la liturgia, sottolineare che è un popolo che Dio si è acquistato. Non si forma da sé. Perciò siamo un popolo sacerdotale unicamente in forza dell'elezione misericordiosa del Padre in Gesù per il dono dello Spirito. In secondo luogo è decisivo riconoscere che siamo investiti di sacerdozio regale come popolo, in quanto popolo, non individualisticamente. Il nostro io è definito dall'appartenenza gratuita e gioiosa al noi ecclesiale. E infine, siamo un popolo sacerdotale non per noi stessi, ma per il bene di tutta la famiglia umana, cui, percorrendo tutte le vie dell'umano e vivendo una
realtà ecclesiale in uscita, intendiamo testimoniare le meraviglie del disegno salvifico della Trinità. Nel quadro del popolo sacerdotale, dice il Santo Vangelo, il Signore Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due a due. Allora, fin dall'origine, quindi costitutivamente, la chiamata a seguire Gesù e a servire la sua opera di salvezza può avere solo una forma comunitaria. Essa si identifica per noi ministri ordinati nel presbiterio, che qui oggi ben si documenta sotto gli occhi di tutti noi, occhi che dovrebbero riempirsi in ciascuno di noi di gratitudine alla potenza dello Spirito. Come ci ricorda il decreto Christus Dominus, i presbiteri costituiscono un solo presbiterio ed una sola famiglia, di cui il vescovo è come il padre. San Giovanni Paolo II, di cui oggi celebriamo il decennio del transito al cielo, ha approfondito questo insegnamento conciliare con le seguenti significative parole. Il presbiterio, nella sua piena verità, è un mysterium, non è una funzione, come pensano molte altre confessioni cristiane. È un mysterium, infatti è una realtà soprannaturale, perché si radica nel sacramento dell'ordine. Questa è la sua fonte, la sua origine, è il luogo della sua nascita e della sua crescita. Strutturalmente noi ministri, nella chiave cattolica, non possiamo mai ridurci a funzionari. Non è una funzione della comunità il ministero, ma viene dall'alto per la potenza del sacramento, cioè del mistero dell'ordine. Sono questi dati molto elementari, ben noti a noi tutti. In un certo senso avevo un qualche ritegno a richiamarli, temendo che ci fosse un rischio di immediata noia nell'ascolto. Tuttavia, spesso, nella nostra quotidiana ammirevole dedizione, li scordiamo. Perché? Perché non accettiamo la pressante provocazione a passare dal mondo dell'idea e delle pure intenzioni a quella assunzione nella carne della natura della vita cristiana e del nostro ministero, che ci domanda di piegarci all'amore testimoniale di Cristo. Il crocifisso, misericordia e carità ci urge. Per questo, in questo triduo, dobbiamo trovare il tempo di prendere in mano, di guardare il crocifisso, non solo la croce, il crocifisso. E dobbiamo chiedere questo piccolo esercizio a tutti i nostri fedeli, usando magari la corona del rosario. Quest'anno abbiamo voluto approfondire insieme taluni elementi essenziali del nostro ministero presbiterale, li richiamo. Il significato adeguato della formazione permanente, con il passaggio dall'idea di formazione all'idea di riforma del clero, nel contesto di ciò che appare essere una autentica riforma della Chiesa domandata da questo passaggio al terzo millennio. La riforma del clero individuata in processi ed esercizi di comunione,
forme di fraternità, abbiamo approfondito la necessità che questi processi investano il rapporto tra la fede e l'esperienza e la vita reale degli uomini e delle donne del nostro tempo, quindi potremmo dire sinteticamente le culture. Abbiamo approfondito la vocazione alla santità del prete diocesano, ma tutti aspetti inizialmente affrontati che hanno bisogno di sviluppo, ma non dobbiamo dimenticare che ogni effettiva riforma della Chiesa e del clero non potrà che partire dalla convinta ripresa della consapevolezza della imprescindibile forma comunitaria del ministero presbiterale. Su questo punto tutti noi, non con cattiva volontà necessariamente, facciamo resistenza. Nella nostra Chiesa è stata fatta la scelta, che si rivelerà sempre più, ne sono certo, provvidenziale tra 15-20 anni, delle comunità pastorali, ma tante volte quando si discute di una destinazione ci si trova di fronte all'interessato che dice: io voglio andare da solo, una parrocchia per me, io non sono fatto per vivere un'esperienza di comunità pastorale. Bisogna interrogarsi su questa posizione, perché il presbiterato che abbiamo ricevuto è un dono dall'alto che cambia la nostra vita, può cambiare anche entro certi limiti, se non il nostro carattere, almeno il nostro temperamento. Siamo collaboratori del Vescovo e questa non è un'aggiunta esteriore all'ordine sacro. Io ricevo l'ordine, guadagno la mia configurazione, poi vabbè, siamo dentro un apparato comunitario nel senso minimalistico del termine, quindi dovrò tener conto del Vescovo, dei suoi collaboratori. No, l'essere collaboratori del Vescovo non è un'aggiunta all'ordine, fa parte dell'essenza del sacramento. In secondo luogo, in quanto presbiteri, siamo corresponsabili in solido della missione della Chiesa tutta, in analogia al collegio dei successori degli Apostoli, con il successore di Pietro, con Pietro e sotto Pietro. Quindi tutti siamo corresponsabili del tutto, e anche la cura del particolare che ci viene affidato è espressione di questa corresponsabilità nei confronti del tutto. Il tutto viene sempre prima della parte. È il criterio con cui affrontare il frammento, è il criterio perché il frammento possa essere realmente attrattivo per l'uomo di oggi, che se non vede la totalità non si muove in maniera stabile. In terzo luogo, l'appartenenza al presbiterio domanda a tutti noi di trovare le modalità adatte perché la comunione tra noi diventi affettiva, effettiva e quindi visibile, tangibile, talmente tangibile da essere ciò che il sacramento ci domanda che sia, da essere paradigmatica per tutto il popolo cristiano. Il Santo Evangelo di oggi, descritta la sobria fisionomia dei mandati, afferma: partiti proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Dalla missione si vede la comunione, dalla nostra missione deve trasparire la comunione. Ma l'invito di Paolo ci domanda oggi un particolare atto di confessione, come
rischia di essere obliterato l'atteggiamento di confessione, quello che viviamo all'inizio dell'Eucaristia e che giunge fino al sacramento della riconciliazione, ma che dovrebbe caratterizzare lo stile di ogni nostra assemblea ecclesiale. Noi non facciamo riunioni o incontri, noi viviamo assemblee ecclesiali aperte a tutti come prolungamento dell'assemblea eucaristica. Paolo ci domanda un particolare atto di confessione quando afferma, scrivendo ai Corinzi: vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Questa raccomandazione non è riducibile al caso concreto di cui Paolo parla. Mi capita, e mi è capitato soprattutto in questi ultimi mesi, di incontrare dei laici che mi dicono: Eminenza, trovo sacerdoti sfiduciati. Io penso, i tempi sono molto, molto difficili. L'Europa, e quindi anche la nostra Italia, sta passando da una sorta di nichilismo borghese ad uno scenario che si fa buio. Speriamo che non diventi tempestoso, preghiamo per questo. Quale futuro ci aspetta? Allora io dico: non dobbiamo temere, non dobbiamo avere paura. Perché? Perché la natura della nostra vocazione è limpida, è chiara, e la nostra missione, che il Vangelo oggi ci ha descritto, semmai è ancora più urgente e decisiva in un tempo di travaglio come questo. Sappiamo bene dove andare, perciò possiamo camminare spediti, certo, a condizione di donare la nostra vita a Gesù nei fratelli. So bene, lo sento sulla mia pelle, che sono parole facili da dire, altro è viverle, come tocca fare a tanti nostri fratelli in tante parti del mondo. E non dobbiamo dimenticare che con l'ordinazione, lo dico soprattutto ai diaconi transeunti di quest'anno, con l'ordinazione noi la vita l'abbiamo già donata. Questo ci libera da ogni angoscia, da ogni ansia, da ogni cattivo timore. Permettetemi però di affidarvi un interrogativo. La sfiducia non può nascere da una sopportazione passiva della rinuncia quando viene l'ora, all'ufficio, al ruolo, troppo spesso identificato con l'essenza stessa della missione sacerdotale. Non può provenire forse dalla ricerca più o meno consapevole di una sistemazione in età ancora giovanile, in compiti, sistemarsi in compiti o ambienti che pensiamo di poter meglio controllare, dominare, perché ci corrispondono psicologicamente in maniera più diretta. Sono interrogativi che lascio alla vostra sensibilità. Allora sosteniamoci con carità nel vivere la comunione presbiterale come la strada per scoprire ogni giorno il valore oggettivo della nostra persona e del nostro ministero, che non sono legati anzitutto né alle nostre capacità né a condizioni più o meno favorevoli, ma all'amore con cui il crocifisso risorto ci sta già attirando a sé. Pertanto siamo invitati da questo straordinario gesto eucaristico
ad affrontare con consapevolezza critica, non passivamente, e con docilità costruttiva anche le destinazioni che ci venissero proposte, anche quando fossero segnate dai limiti delle scelte del Vescovo e dei suoi più diretti collaboratori alla guida sinodale della nostra Chiesa. Insomma, ognuno di noi, nel corpo armonico della Chiesa di Ambrogio e di Carlo e del suo presbiterio, è chiamato alla stupenda avventura del sacerdozio ordinato. Ho ricevuto una buona e confortante testimonianza della bellezza e della gioia di essere preti, incontrando gli ordinandi, i presbiteri con 5 anni di messa, quelli con 10 anni di messa. Tutti mi hanno testimoniato questa posizione positiva, cosa che mi ha confortato molto. Ma posso dire la stessa cosa della stragrandissima maggioranza di voi. La Chiesa ambrosiana ha in voi solidi punti di riferimento. Canteremo tra poco O Redentor Summe Carmen, che dice: il sacro crisma rinnovi ogni uomo, la sua dignità ferita dalla colpa ne sia gloriosamente risanata. Ebbene, risuonino in noi questa mattina queste parole come un annuncio carico di felicità per il dono della Pasqua che stiamo per celebrare. Con viva sollecitudine, insieme agli oli, lo riproporremo, questo annuncio gioioso, nel Triduo Benedetto, a tutti i nostri fedeli e a tutti gli uomini e le donne delle nostre terre. Amen.